Ancora assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura torniamo sulla vicenda della Venice Investment con il patron Gaiatto, il quale ora chiede il dissequestro degli immobili che sono stati bloccati dalla procura di Pordenone. Con le indagini della Guardia di Finanza, di fatto mancano importanti risorse per appianare i debiti, quelli che avrebbe provocato appunto con quegli investimenti della Venice Investment a migliaia di risparmiatori. Ma facciamo il punto nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Con una mossa inaspettata, la difesa di Fabio Gaiatto, il 43enne di Porto Gruaro, in carcere per la truffa milionaria della Venice Investment Group, fa ricorso al Tribunale del Riesame di Pordenone per ottenere il dissequestro di case e appartamenti. Si tratta di una istanza presentata in extremis alla vigilia della scadenza dei termini e sulla quale la difesa non si sbilancia. L'avvocato Luca Ponti è prudente in questa fase, fa capire che una volta davanti ai giudici potrebbe fare dietro fronte, dipende da quello che troverà negli atti di indagine a cui avrà accesso grazie al ricorso. Ciò che conta invece è l'ordinanza che emetteranno i giudici del Tribunale della Libertà di Trieste il 2 ottobre, quando si andrà a discutere sulle misure cautelari personali. Il sequestro preventivo degli immobili rappresenta una garanzia per le centinaia di risparmiatori che stanno denunciando il team della Venice Investment Group. Il GIP Rodolfo Piccina ha disposto che vengano bloccati i beni fino a un importo di 43.692.411 euro, ciò che Gaiato dovrebbe restituire sui 72.369.872 euro raccolti per gli investimenti e sono stati restituiti 28.947.461. A questa somma vanno aggiunti 3.700.000 immobili acquistati con i proventi del presunto autoriciclaggio e gli affitti incassati. I sequestri sono stati eseguiti sia nei confronti di Gaiatto che della moglie Naima Romani, fino all'importo di 3 milioni e 100. Ci sono abitazioni da 315 mila euro a Lignano Riviera, appartamenti a Piancavallo, Lignano, case ed ex negozi tra Cordovado, Porto Gruaro, Jesolo, Pramaggiore, San Michele a Tagliamento e poi c'è il vecchio mulino di Pieve di Soligo, 700 mila euro il valore, che doveva essere trasformato nella banca dei Dogi. Si tratta di beni intestati allo studio Holding di OO, il cui legale rappresentante è la Romani, che si trova ai domiciliari. Sotto sequestro, nei confronti di Venice Investment, ci sono anche un'auto e quote sociali di due società, il 15% della Friend SRL e il 40% della Hashtag Software House SRL. Al tribunale del riesame si è rivolto anche l'assicuratore Moreno Vallerin di Due Carrare, a cui il GIP ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora in seguito all'interrogatorio reso e alla documentazione depositata dall'avvocato Chiara Maltese, con la quale l'indagato dimostra avuto da Gaiatto soltanto i bonifici relativi ai rendimenti e non aver mai percepito compensi in qualità di procacciatore di clienti, attività per la quale si è dichiarato estraneo. Valerin chiede il dissequestro del suo telefonino, per lui uno strumento di lavoro indispensabile. La cronaca ci porta a Trieste, porta con sé la figlia di 1 anno e mezzo, viene arrestato per rapina. La polizia di Stato ha fermato un georgiano, BG, 42 anni, regolarmente residente in città. L'uomo ha sottratto abiti per bimbi per un valore di circa 330 euro all'interno di un negozio di via Carducci, ma è stato poi notato da commesse e clienti, motivo per il quale l'uomo si è allontanato frettolosamente con in braccio la figlioletta e poi, per assicurarsi la fuga, ha lanciato contro una commessa il passeggino. Le grida e le richieste di soccorso hanno attirato l'attenzione dei passanti che poco lontano dai pressi di Via Coroneo, temendo si trattasse di un rapimento di un minore, hanno bloccato il georgiano. Intanto sono intervenute le volanti della squadra volante appunto della questura, hanno ricostruito l'episodio, prestato le cure alle persone coinvolte e appurato anche il buon stato di salute della piccola, che è stata affidata poco dopo alla madre. Il georgiano è stato accompagnato invece in questura, l'uomo si trova ora rinchiuso nel carcere del Coroneo. Parliamo di politica, la regione sta cercando di riordinare la sanità, sentiamo allora come e in che modo con il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi. Oggi l'incontro con gli addetti ai lavori, perché? Perché crediamo che qualsiasi scelta debba passare prima attraverso un confronto e ci deve essere la collaborazione degli enti locali, di tutto il mondo sanitario, degli operatori del settore, per migliorare i servizi per i nostri cittadini. Il nostro obiettivo non è mettere una bandiera politica su una riforma, ma quello di ottimizzare le risorse affinché il Friuli Venezia Giulia possa tornare ai vertici dei servizi sanitari a livello nazionale.
riforma contro riforma sanitaria rispetto a quella varata pochi anni fa, che cos'è che cambierà per i cittadini? Non è una controriforma. Noi non guardiamo e non si può trattare, sarebbe irresponsabile trattare partiticamente la questione sanitaria. Noi abbiamo esplicitato delle criticità che esistono nel sistema, dobbiamo risolverle per dare risposte ai cittadini. E ci auguriamo, ed è questo lo scopo di questo incontro e dei prossimi che verranno provincia per provincia, che sia tutto un sistema che si muove insieme, perché l'interesse di Regione Friuli Venezia Giulia non è mettere la patente o dare un nome a una riforma, ma quello di dare servizi alla nostra comunità. Quando arriverà in aula la discussione? Sicuramente in tempi utili per fare questa prima parte, che è la riforma della governance, entro fine anno. Come priorità avete la riforma della governance del sistema sanitario regionale, che cosa cambia concretamente per i cittadini? Beh, per i cittadini deve migliorare il servizio, questo è il nostro obiettivo, lavoriamo a un modello di governo che ha sostanzialmente la necessità, secondo me, di mettere in ordine due punti centrali. Il primo, assorbire dalle aziende e dalla direzione centrale molte parti burocratica, amministrativa, che va coordinata in un punto solo e non può essere divisa in 7-8 aziende facendola pesare. Il secondo tema sono i flussi, cioè noi abbiamo un problema di flussi, in particolare nelle prestazioni minori, che va riordinato. Poi ci sono mille altri aspetti che riguardano il rapporto dentro gli ospedali e la questione territoriale. Parlava di flussi, come ridurre i flussi, come ridurre i tempi d'attesa? Beh, sicuramente c'è un tema intanto di riorganizzazione, poi c'è un tema di grande ritardo, il nostro sistema sta perdendo attrattività, quindi questo ha aspetti, risponde a miglioramenti organizzativi, ma risponde anche a un grande investimento tecnologico sul quale siamo in grande ritardo. A proposito di investimento tecnologico, ci saranno degli sviluppi nel immediato futuro? Beh, l'investimento tecnologico è una delle partite centrali, o noi vinciamo questa sfida facendo correre meno le persone e facendolo correre più i dati e avendo anche delle attrezzature molto più moderne, o altrimenti il sistema perde in attrattività e quindi attrae anche professionisti diversi, cioè professionisti che guardano con grande attenzione al loro sviluppo della professionalità. Il professionista bravo genera attrattività e migliora la qualità del servizio, se non c'è il servizio viene meno. Parlate anche di integrazione tra pubblico e privato? È un altro dei temi sul tappeto sul quale dobbiamo affrontare in maniera laica questa vicenda. Capisco che ci siano delle preoccupazioni, ma io le preoccupazioni non lo vedo. L'incrocio della valutazione del costo industriale e della soddisfazione del paziente è il punto sul quale si giocherà questa partita. I tempi nel vostro organigramma: nel 2019 ci sarà la riforma della governance, poi? La riforma della governance deve concludersi entro quest'anno per avere efficacia dal 1 gennaio 2019. Poi nel corso del 2019 l'altra partita ancora più complessa, che è quella della pianificazione sanitaria, che è la conseguenza del modello di governo. A Pordenone i lavoratori della gruppo Electrolux sono tornati in strada dopo la grande battaglia del 2014 per salvare la loro fabbrica, che allora rischiava di chiudere, e se si esclude uno sciopero di categoria per il contratto nazionale, lo sciopero delle ultime ore è stato una sorta di test dopo gli anni più difficili. Anche questa ultima protesta si legava a una battaglia nazionale. Lo sciopero, 2 ore per turno, la mattina e il pomeriggio, è stato organizzato in contemporanea al presidio che il sindacato nazionale dei metalmeccanici ha organizzato a Roma davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Il motivo è chiedere al governo il reinserimento della cassa integrazione in caso di chiusura di aziende o di ristrutturazione aziendale, ammortizzatori sociali che sono spariti già nel 2015 con il Jobs Act. La loro scadenza, come quella dei contratti di solidarietà applicati nei piani di crisi, mette a rischio nei paesi migliaia e migliaia di posti di lavoro. In provincia le situazioni a rischio sono anche la Vinox, Nidexole e Imat di Fontana Fredda. Adesso a Colloredo Montalbano sentiamo il sindaco Luca Ovan. Sindaco, Colloredo di Montalbano è conosciuto per il suo castello. Lei immagini che questa televisione arriva proprio da dove c'è il castello di Fratta, cioè nel comune di Fossalta di Portoguaro, quindi un legame culturale con Ippolito Nievo. A che punto è la ricostruzione del castello, che ormai sembra quasi a destinazione e soprattutto una grande opportunità per il suo comune?
Sì, sicuramente. Il comune di Fratta conosco molto bene perché abbiamo ancora dei rapporti molto, molto forti e anche concisi, e soprattutto mi fa piacere perché la nostra realtà tra Coloredo e Fratta è molto unita, perché tramite Ippolito Nievo ha unito due grandi comuni per la cultura e tutto, e soprattutto per le confessioni di italiano, perché ancora non si riesce a capire se era la cucina di Fratta dove ha scritto le confessioni dell'italiano o quella di Coloredo, ma noi qui non ci perdiamo. Sicuramente l'unione fa la forza e avanti dobbiamo iniziare a prendere delle iniziative molto forti insieme per proporre questo grande scrittore che si è perso nei mari e non si sa ancora il motivo. Com'è la realtà del castello di Coloredo in questo momento? La regione, tramite il ministro del terremoto di Roma, ha dato 28 milioni di euro per costruire il primo lotto. Nel secondo lotto la regione precedente, l'amministrazione precedente regionale, questa che ho fatto l'incontro da poco con l'assessore nuovo, ha dato altri 10 milioni di euro, per cui sarà terminato nel 2011 e sarà un patrimonio favoloso per la nostra comunità, per il Friuli, e soprattutto anche dovremo iniziare a lavorare per un nuovo turismo e far capire alla gente che turismo vuol dire vita, soldi e nuova comunità. Ancora cronaca, nuova raffica di furti in Friuli nell'ultimo weekend. Ladri che hanno portato via davvero di tutto, dalle sedie di cavalli alle attrezzature agricole fino ad arrivare a contanti, stecche di sigarette e francobolli. La prima segnalazione è arrivata dalla località Aonedi, siete qui al maneggio ristorante americano alla 104, dove tra venerdì e sabato hanno fatto sparire 16 selle per un valore complessivo di 20.000 euro. Selle di tipo americano, caratterizzate dal colore arancione, dal pomello, usate per la monta tipica del cowboy del West. E poi altri furti con stecche, francobolli e contanti. Parliamo del servizio militare o comunque del servizio civile. In regione arriva il primo sì. La prima commissione consigliare, presieduta da Alessandro Basso, ha approvato a maggioranza, con il favore del centrodestra e la contrarietà del centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, la legge nazionale numero 2 firmata da Piero Camber e Mara Piccin, con cui si intende istituire il servizio civile o militare obbligatorio a 14 anni dalla legge di sospensione della leva. Chiedere ai giovani di proteggere il territorio, ma parimenti il patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale, aveva detto Camber alla commissione in occasione della presentazione del provvedimento. L'obiettivo è sottolineare la valenza della proposta dal punto di vista educativo, interpellando il senso di responsabilità degli adulti nei confronti della giovane generazione, ha aggiunto il presidente Basso, che lo ha messo nero su bianco nel suo emendamento introduttivo con l'articolo 1 bis, ora parte integrante del PDL nazionale, a cui si parla anche di coinvolgere i giovani in esperienze formative a livello sociale ed educativo. Ciò si può realizzare anche attraverso specifici percorsi normati da disciplina e impegno che li vedano spendersi al servizio della società e che li preparino al confronto con il mondo adulto. Camber ha quindi esplicitato, sempre con un emendamento, che in prima applicazione l'obbligatorietà del servizio civile o militare a decorrere dal 2021 per i cittadini di età compresa tra il 18° e il 28° anno. Il provvedimento, così ancora l'esponente forzista, parte dall'obiettivo di realizzare i massimi valori di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini e per questo ha istituito il servizio civile o militare obbligatorio quale modalità di difesa dello Stato. È prestato su base regionale in uno dei seguenti settori a scelta: protezione civile, associazioni e organizzazioni del terzo settore, difesa. I soggetti coinvolti hanno dai 18 ai 28 anni, senza pregiudizio per l'acquisizione del titolo di studio superiore o universitario. Il periodo è di 6 mesi e sarà considerato ai fini pensionistici. Il progetto di legge nazionale sarà sottoposto all'attenzione dell'Aula proprio per martedì 2 ottobre. Relatori saranno Piero Camber di maggioranza, Roberto Cosolini del PD e Tiziano Centis di minoranza. Per questo venerdì 28 alle 20.30 nel castello di San Vito al Tagliamento si terrà il finissage della mostra Baldassarre Like a Moderni, icon antologica
opere del 98-2018 curata da Chloe Jourdan ed Eva Comuzzi. Si incomincerà con una performance dell'artista per continuare con una serie di paesaggi sonori a cura dei Fantasmi Cosmic Orchestra Man e Mrs. Century Zorro e il Funeral de Cochis. Sabato 29 e domenica invece si svolgerà a San Vito l'11ª edizione della festa nazionale Plein Air e l'autunno Bandiere Arancioni. Aggiungi un posto a tavola. Allora, con questi appuntamenti vi saluto, vi ringrazio per aver scelto il telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che potete seguirci come sempre sulla nostra pagina Facebook live o trovare i nostri servizi oppure sul nostro canale YouTube di Media24. Alla prossima, risentirci.